Ho cominciato con un nuovo video. Questo è un video recensione di questa palette qui di Zoeva ed è nuova di quanto io sappia. E, io non sono una fanatica di Zoeva, nel senso che non ho mai provato nulla, ho sempre sentito parlare, ma non mi aveva mai intrigato molto quello che vendevano loro. Questa qui però mi ha particolarmente colpito. E in teoria, di quello che ho capito, appunto è uscita verso metà febbraio, fine febbraio forse, e infatti non si ritrova da nessuna parte tranne proprio sul sito di Zoeva. L'ho pagata con le spese di spedizione 26 euro, ma mi sembra che di per sé costi 22,90 forse. Mi è arrivata velocissima, in 2 giorni forse. Io mi aspettavo tipo durante la settimana di aspettare eccetera eccetera, niente, è arrivata subito. Appunto è giunta l'ora di parlarvi di questa palette. Questa qua è la palette matte, 10 ombretti per 1,5 grammi di prodotto ciascuno. Ha il solito coperchio e la palette appunto la solita di Zoeva, molto compatta, io appunto non avendone mai avuta una. Mi piace particolarmente il fatto che sia molto compatta in carta ma solida, non è una di quelle che si rovina, cioè l'ho portata avanti e indietro da qui dove abito io a Bergamo più volte ed è perfetta. Poi ci tengo sopra anche questo qui come un'ulteriore copertura, però bella, mi piace. Prima vado a parlarvene e poi faremo un trucco insieme, infatti mi vedete mezza struccata. Allora, i colori sono questi qui, tiriamomi anche questa qui. Sono questi qui, sono dei colori molto belli e prima appunto di fare la recensione ho aspettato un mesetto e più e praticamente ho utilizzato per questo mese quasi solo questa qui. L'ho portata giù a Bergamo proprio per utilizzarla praticamente tutti i giorni. Allora, sono questi 10 ombretti dove appunto sono tutti colori tendenti, cioè sono tutti matte, appunto, perché la mia palette si chiama matte. E allora, volevo parlarvene più nel dettaglio che più in generale. Però volevo parlarvi singolarmente, secondo me, come stanno all'interno della palette. Adesso mi spiego meglio. Allora, il primo è un tipico bianco e è un bianco panna, non è proprio bianco bianco, è leggermente un bianco sporco, molto bello. La telecamera sembra proprio bianco bianco, ma fidatevi che non è così dal vivo. Molto bello, io utilizzo tantissimo sempre o il bianco o questo qua sotto. È più un beigiolino freddo e vi giuro, cioè io all'inizio l'ho guardato e ho detto questo qui non mi piacerà, invece lo utilizzo quasi di più del bianco. Come se, non so, come se mettete il primer, no? Cioè bella pulita, bella, cioè tira via i rossori con questo color beigiolino. E io appunto metto spesso come base questa qui. Poi andando avanti ci sono questi due colori qui, che sono questo qua forse è un po' più freddo, questo è un po' più caldo. Se volete appunto truccarvi con dei colori freddi, questo qui e questi due e anche questo ci sta, io spesso mischio questi due, vanno benissimo. Gli altri invece sono molto più caldi. Mi rendo conto che in tutta la palette quelli che uso di meno sono questo e questo, che secondo me, cioè io mi ricordo che quando ho visto per la prima volta questa palette ho detto oh mio Dio, sono dei colori bellissimi, perché mi ero concentrata soprattutto su questi due e va andato a finire proprio che questi due sono quelli che uso di meno. Adesso ci arriviamo. Questi due li uso molto spesso insieme, o comunque uno nella parte più interna e il secondo un po' più scuro, più al centro dell'occhio, che appunto vi giuro che vi fa risaltare tantissimo i colori poi successivi, fa una bella sfumatura. Può anche essere considerato come colore di transizione se si vuole andare appunto nella piega dell'occhio. E questi due sono appunto diciamo simili, però questo qui è molto più freddo, questo qua invece è più caldo. Questo qui secondo me è ottimo appunto come parte finale dell'occhio insieme a, passiamo questi due, a questo qui che è l'unico colore davvero scuro della palette,
che appunto, come ho già detto prima, mischio questo con questo e viene fuori davvero un bel mix intenso per la parte finale dell'occhio. Praticamente vado sempre a mettere questi due. Se voglio qualcosa di più caldo, utilizzo di più questo qui. Se voglio qualcosa di più freddo, utilizzo di più questo. Un beige freddo che appunto nel momento in cui, in base a come voglio truccarmi, se con una tendenza più fredda vado ad utilizzare sempre queste due, se invece una più calda gli altri colori. Diciamo che secondo me questa palette matte è più legata ai colori caldi, perché di colori freddi ce ne sono un po' di meno. Noto che io però utilizzo di più quelli freddi che quelli caldi, infatti utilizzo tantissimo i primi e gli ultimi tre, diciamo, soprattutto gli ultimi due. Quelli al centro un pelo meno, però mi rendo conto che li ho utilizzati tutti tantissimo. È una palette che ho fatto benissimo a comprare, è molto versatile secondo me, è molto compatta come vi ho già detto prima, e oltre a tutto questo cosa manca? La pigmentazione e la durata. Ottime entrambe. Allora adesso vi faccio vedere magari qualche colore, vi faccio vedere questo qui, cioè vedete che è davvero un colore spettacolare, si sfumano benissimo, cioè vedete che si sfumano davvero molto bene. Andiamo a prendere questo, adesso andiamo a prendere anche quelli chiari, che voi dite vabbè grazie tanto mi fai vedere solamente quelli scuri, sì quelli ho preso un po' poco. Ok, vedete che è davvero un bel colore freddo ma intenso, sulla mano ancora non si nota, però sull'occhio si nota davvero tanto. Andiamo a prendere questo qui, questo. Fantastico, è davvero una palette pazzesca secondo me, e da quando l'ho comprata appunto l'ho utilizzata tantissimo, non solo sono ombretti belli borrosi. Il voto che gli darei a questa palette è un 9, è una delle palette con cui mi ci sono trovata meglio, che sto sfruttando di più, che trovo più versatile, e la tengo principalmente giù a Bergamo adesso perché è assolutamente idonea per il giorno, per la sera, per tutto quello che volete. Ho altre palette con dei colori matte o completamente matte, ma non sono come questa, secondo me. Ne ho parlato forse un po' troppo bene, però effettivamente io non ho trovato nessuna pecca, ragazzi. Adesso quindi andiamo a fare il make-up. Andiamo con questo qui a uniformare la palpebra. Andiamo ad utilizzare questo colore e questo mischiati, quindi così. Sto andando a intensificare di più con solo questo colore qui, dalla parte che abbiamo colorato prima a tutto il resto della palpebra. Andiamo a sfumare un pochino. Andiamo a prendere i colori che non utilizzo mai, quindi andiamo a prendere prima l'arancione mischiato a questi due, poi andiamo a intensificare. Andiamo a sfumare. Ora andiamo a prendere solo quello più scuro, quindi questo qui, e andiamo più nella parte esterna dell'occhio, quindi andiamo a prendere questo qui che è più scuro e andiamo a mischiarlo a questo qui che è più freddo, ma fidatevi che viene bene. La percentuale di colore che vado a prendere di più è naturalmente di quella calda che di quella più fredda. Per andare a intensificare tutto il trucco, che forse è troppo arancione, dalla telecamera sembra davvero tanto arancione, ma in realtà non è proprio così. Andiamo a prendere appunto il marrone, e andiamo sempre ad intensificare con il marrone più freddo, comunque della palette. E andiamo però con il pennello angolato. Thank you.
Nella parte interna vado a mettere infine il bianco. Vado a mettere eyeliner rossetto e vado a concludere il make-up. Ok, ho messo eyeliner, addirittura mascara, se lo vedete, e rossetto. Allora, di rossetti ho mischiato questi due, quindi Kiko edizione limitata e questo qua era quello a pennellino. Mascara, ho messo il ciglia finta farfalla di L'Oreal, che è uno dei miei preferiti, mi ama con l'aspirapolvere, e l'eyeliner puro di Deborah. Questa è la palette, questo è il trucco, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!